La rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Vicenti, gioielleria e orologeria, in via 20 settembre 30 ad Altamura. Vicenti, gioielli dal 1993. PT Service, parcheggia, paga, spedisci e via veloce. PT Service, posta privata, zona Pompei ad Altamura. La rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Buongiorno, rieccoci con la rassegna stampa Mimmo Moramarco, oggi 7 luglio 2023, buon venerdì a tutti quanti voi sui maggiori quotidiani italiani, il lascito di Silvio Berlusconi, ma anche la vicenda della Santanchè e il governo. Come vediamo, l'Identità, il quotidiano diretto da Tommaso Cerno, apre proprio con il piano B Berlusconi, ecco come sarà la Fininvest di Pier Silvio e Marina, fra i progetti TV per il dopo digitale terrestre e investimenti in Germania e il nuovo corso di Mondadori che torna un'azienda in crescita, così gli eredi di Silvio disegnano il futuro del suo impero. Questo all'indomani dell'apertura del testamento e le volontà di Silvio Berlusconi. L'editoriale di Tommaso Cerno, Fluido sarà lei, si intitola, dedicato all'omosessualità, sotto il futuro del biscione, come cambia Fininvest nell'era di Marina e Pier Silvio. Intervista Alessandro Cattaneo, Forza Italia e la quadratura del cerchio magico, il testamento 100 milioni alla sua Marta e il lascito a Dell'Utri. Anche sul Libero si continua con i miliardi di Silvio, ecco a chi vanno, tutto il testamento del Cavaliere. Al centro pagina vediamo la foto di Dell'Utri, 30 milioni, grazie amico mio, mi hai fatto commuovere. Sotto Santanchè indagati pure sorella e compagno, tutto quello che non torna nell'inchiesta sulla ministra, c'è l'articolo di Pietro Senaldi. Per quanto riguarda l'editoriale, oggi è a cura di Antonio Rapisarda, dai magistrati una grana per il governo. Meloni furiosa, Del Mastro imputazione coatta, sotto attacco alla giustizia, vogliono fermare la riforma Nordio, nell'articolo di Fausto Carioti. Si arriva alla verità, questa volta inchiesta sul Covid, ancora in primo piano sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, parte l'inchiesta sul Covid, Conte e Speranza nel panico, respinte le trappole di PD e Movimento 5 Stelle per depotenziarla. La commissione si occuperà anche di Green Pass, vaccini e cure negate. L'ex premier e l'ex ministro danno in escandescenze, terrorizzati dal dover giustificare in diretta TV i loro DPCM liberticidi e i soldi buttati al vento. Sotto vediamo la foto di Soros, tutti i collegamenti fra Soros, team di giornalisti pro Qatar e Fratelli Musulmani. L'editoriale di Maurizio Belpietro parla proprio di questo, ma soprattutto dell'inchiesta sul Covid. Continuando sempre sulla verità, contro PM Del Mastro a processo, Chigi magistratura o opposizione si domanda. E proprio sulla stampa si parla dell'attacco alle toghe, Palazzo Chigi giocano un ruolo politico in vista del voto europeo, Schlein inaccettabile, la rabbia dell'Associazione Nazionale Magistrati, scontro con i giudici dopo le indagini su Santanchè e l'imputazione coatta per Del Mastro sul caso Cospito. Al centro pagina vediamo la foto di Zucchero e Musk, la disfida dei tweet, il fondatore di Facebook lancia Threads e subito boom di utenti, c'è anche il Dalai Lama. Le idee, il politically correct e tre aneddoti francesi sulla sinistra italiana che non san vincere, nell'articolo di Concita De Gregorio. Su Repubblica si ritorna a parlare del lascito e testamento di Silvio Berlusconi, nel testamento figli e figliastri, vediamo in alto, reso pubblico il documento. Sotto giustizia e politica, Meloni attacco alle toghe, vendetta della destra, commissione Covid su Conte e Speranza. Al centro pagina la guerra in Ucraina, il giallo di Prigozhin per Lukashenko e in Russia. Di lato su Repubblica, salario minimo che ci avvicina all'Europa, nell'articolo di Pasquale Tridico. Sotto italiani popolo di europrudenti ma contro l'Italexit, nell'articolo di Ilvo Diamanti. Per la cultura vince D'Adamo il premio
strega alla memoria di Raffaella De Santis. Adesso al sud con la Gazzetta del Mezzogiorno si parla ancora di sanità, collasso in corsia, mancano anche gli infermieri a Bari, i medici contro la regione, arriva lo psicologo di base. Per le analisi la nostra sanità ormai inguaribile nell'articolo qui al centro pagina e poi ancora il testamento di Berlusconi, Silvio 100 milioni al fratello e alla sua ultima compagna, 30 sono per Dell'Utri. In basso c'è anche la foto di Mirabella, 80 anni e tanti progetti, il compleanno dello showman in questo articolo di Pasquale Bellini. Sul tempo la solita sinistra, garantisti a senso unico, sia la commissione Covid in aula Conte Speranza gridano alla vendetta politica, PD e Movimento 5 Stelle non votano il leader grillino, un plotone d'esecuzione, ma sulle vicende del Mastro e Santanchè invocano uniti le dimissioni. A centro pagina, nello spazio di Osho, vediamo proprio la foto di Speranza e Conte, aspettate, abbiamo diritto all'ultima dose, ovviamente sempre lo spazio ironico di Osho. In basso Landini scelga o tavoli o barricate, segretario sbarra la CISL a un dialogo senza pregiudizi con il governo. Per il giornale ancora le volontà del cavaliere, blindato l'impero, il testamento di Berlusconi, a Marina e Pier Silvio il controllo di Fininvest, il resto in parti uguali agli altri figli, tanto amore per tutti è scritto nel testamento. Il giornale ricorda anche Forlani, addio al re della vecchia DC, aveva 97 anni, come vediamo la foto al centro pagina. Poi in alto i sospetti di Palazzo Chigi sul processo a Del Mastro, i PM fanno opposizione, dicono imputazione coatta per il sottosegretario sul caso Cospito Schlein, dal governo toni intimidatori. Oggi l'editoriale è di Marco Gervasoni, ritorno del fattore M, riferendosi ancora ai magistrati. Si continua con il Fatto Quotidiano, il quotidiano grillino, a centropagina vediamo la foto di Santanchè e la russa, ora Santanchè si fa scudo con la russa, indagata col compagno principe e la sorella, rappresento Ignazio. Meloni attacca i PM ma è pronta a mollarla, Fratelli d'Italia non si fidava di lei e si informò in procura. In alto ancora l'eredità di Berlusconi, Vecchio e Nuovo Testamento, i cinque figli Marta, Paolo e Dell'Utri. L'editoriale oggi di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano si intitola Coerenzi, parla di Calenda e Renzi ma anche il centro politico in Italia. Si chiude oggi con il Corriere della Sera, giustizia, l'ira del governo in alto, l'imputazione per il sottosegretario, Santanchè indagata, la sorella e il compagno della ministra, Del Mastro verso il processo, Palazzo Chigi, le toghe fanno politica. Anche qui ricordato Forlani, leader della Prima Repubblica, l'addio, aveva 97 anni. E arriva l'inchiesta da Milano sul Corriere della Sera, la denuncia violentata dal figlio di la russa in questo articolo. Dall'altro lato l'Italia invasa, turisti un po' per caso, di Antonio Polito, parla appunto dell'estate italiana, turisti che raggiungono l'Italia per le vacanze. Bene, ed è tutto per la rassegna stampa di oggi, di venerdì 7 luglio 2023, da Mimmo Moramarco, appuntamento a domani e grazie ancora per l'ascolto e la visione. Buon venerdì a tutti quanti voi. Vicenti, gioielleria e orologeria, in via 20 settembre 30 ad Altamura. Vicenti, gioielli dal 1993. PT Service, parcheggia, paga, spedisci e via veloce. PT Service, posta privata, zona Pompei ad Altamura.